Buongiorno. Buongiorno, stamani è così, zaino a spalle e salita. Andiamo a vedere. Ma vi portiamo in un posto. Sempre se non ci perdiamo, eh. Ma ora siamo diventati anche abbastanza bravini, dai. Sì, dai, più o meno. Via, a dopo. Ma segnare segnava di qua, eh. Non so se ho fatto bene a mettermi la canottiera e i pantaloni corti, che qui c'è pruni da tutte le parti. Vai Teddy, però dicono che ci doveva essere un ruscello d'acqua, il ruscello d'acqua c'è, quindi l'acqua lo sento. In teoria siamo vicini al giusto, dai. Boh. No, vedrei, bisogna passare di lì dove sei te, vai, vai. Attenzione, rischiamo già di perderci al primo punto. Però ve lo fa vedere, no? Tutti questi qui che scendono giù sono tutti pieni di spine. Guardale qua, belle spinine. Semplice oggi. Via, adesso sarà di qua un po' più battutino. Teddy. No, Teddy segue delle tracce. Ma qui è fango, comunque. Qua è fango. Vai, vai che si inizia a intravedere il cambio di vegetazione. Qua ci sono dei segni fatti dalla civiltà. Di qua a destra, Teddy, vieni. Guarda, un flash. Quale? Quello di quando eravamo a Capo Nord che sprofondavo nella neve. Uguale. Andiamo. Vai, Teddy, vai. Vedrai. Se poi ci prende la fissa di fare le camminate, siamo rovinati, eh. È giusto, è giusto. Si intravede la duna. Andiamo. Io vivo anche destra. E dai, abbiamo sbagliato. Oh, e noi ci abbiamo provato, ma più su di qua non si riesce ad andare. Non si sale, si viene giù. Ora ci proviamo ancora un attimo, ma poi mi sa che prendiamo la macchina e andiamo laggiù in fondo, almeno ve le facciamo vedere da là. Giusto, amore? Sì, però vi voglio leggere una cosa. Ve la voglio leggere, me l'ha mandata Elisabetta. Pensando a noi, siamo un po' telepatiche, perché alla fine ho detto mai come ora questa frase è più giusta. Dice, è una frase di Giorgio Faletti. Dice, il coraggio era anche quello. Era la consapevolezza che l'insuccesso fosse comunque il frutto di un tentativo. Che talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile che non partire mai. E è giustissima.
sta salvando il GPS dell'orologio, perché sennò non si capisce un cazzo, è tutto uguale. No, guardate cos'è che ci salva, perché io anche al mio bimbo, a Fabio, glielo ho raccontato tantissime volte la storia di Pollicino. Sai che lasciano tutti le bricioline, no? Ora cosa abbiamo? Guardate a cosa è servito, perché io giustamente non avevo le bricioline perché le mangio. Guardate cosa ho messo qua. Un legnino. Questo? Io l'ho messo qui, perché voi ditemi qui, sono tutti sentieri uguali. Sentieri? Non è un sentiero, no, cioè, insomma, così. Quindi da qui si va. Poi di qua sicuramente. Beh, amore, il GPS dice giusti, Il GPS, ma anche il metodo mio, Tieni, dammi qua. Non mi faccio vedere, Di qui. Apriamo il cancelletto. Voilà, vuol dire che si va di qua. Ebbene sì, abbiamo optato per la macchina. Davvero no, avete visto, non era proprio possibile. Né per noi, ma più che altro per Teddy. Sarebbe stato Ma poi tremendo. Era lungo, l'avete visto anche da lì. Poi era veramente lontano arrivare al mare da lì, Quindi macchina! Comunque noi saremmo dovuti accedere da laggiù. Ve lo immaginate? Neanche i cammelli fanno a scendere di là, andiamo! Andiamo! Ora già che siamo qua però voglio andare a vedere quella struttura lì, Poi andiamo a fare il bagno, Teddy? Qui si fa andare subito perché e si sconde tra la parte. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. Poteva finire la giornata senza far vedere i carrellini con la ferrovia. A questo giro c'ho anche il salvagente di te. andiamo a vedere. Eccolo, Comunque, giornata all'insegna di 50.000 passi oggi, Cioè, vieni qua, Comunque, è intrippante pensare a cosa potevano essere quando era tutto operativo, Carrellini che andavano su, giù, le miniere che funzionavano. Poi a me mi intrippa sta roba, Bella, proprio bella bella.
giornata conclusa? Sì, ora mi strigo un po' i capelli, poi vado a farmi una bella doccia, ragazzi, mi bomba, acqua calda. No, questo campeggio davvero spacca. Acqua calda, senza super cittadino. Consigliato se passate qua dalle parti di Piscinas, davvero. Sì, no, uno dice, mi fermo lì perché c'è quello. È vero, campeggio c'è questo, ma merita tutto di fermarsi, sì. Comunque. Sono andati bene. Si doveva fermare anche una notte sola, in realtà. Invece abbiamo fatto il bis. Questa è la seconda. E chissà, vediamo cosa c'è da fare in giro da queste zone. Magari facciamo anche una terza. Ma? Adesso facciamo il punto della situazione. Intanto ci andiamo a fare le docce. Ora mi metto il balsamo nei capelli e poi vado. Dov'è? Eccolo lì. Guarda che bello. Ma è bellissimo. Ma ci vedo bene, dico, ma che cazzo c'è di questo tipo? Tutto, il cavallo. Via, oh, e stanotte la buonanotte l'abbiamo data con un bel cervo. La buonanotte la diamo così, la buonanotte. Salute!